E a questo punto direi di passare un altro ascolto insieme a Alessandro Cusatelli ed è il brano Floraison Sinueuse, un brano questa volta cameristico con voce, però soprano, oboe, flauto in sol e violoncello. Ecco, parlacene un po'. Ecco, ben volentieri, perché questa è l'occasione di ringraziare un gruppo di persone meravigliose che hanno consentito la creazione di quest'opera nella genesi e nella realizzazione. Intendo dire che pensando a questa raccolta di Lieder, l'idea mi era venuta di scegliere dei testi in lingua francese. Casualmente sono andato su internet a cercare poesie francesi, pensando alla Bellet, qualcuno del genere. Mi è capitato come prima misura le poesie francesi di Anna Giordano. Sono andato a vedere di cosa si trattasse ed erano tre testi perfetti, meravigliosi, di una altissima e delicatissima poesia, scritti in maniera impeccabile, con dei termini e con una struttura adatta, perché ci sono delle poesie meravigliose, assolutamente inadatte ad essere messe in musica. Questi erano fatti apposta, non essendo nati per questo, perché ne venissero fuori delle liriche. E ho cercato questa signora fin quando ho trovato il modo di comunicare mediante mail. Gli ho scritto questa mia intenzione, mi ha risposto con grande entusiasmo e la ringrazio pubblicamente della sua grande opera poetica, che in questo caso io mi sono veramente felicemente preoccupato di rendere anche un prodotto musicale. Questa signora si chiama Anna Giordano e vorrei che fosse un nome anche da questo momento in poi conosciuto, perché vale la pena conoscere una voce assolutamente di una poetessa di grande valore. Allo stesso modo un gruppo di musicisti di grande volontà ha reso possibile una registrazione fatta veramente in brevissimo tempo, in modo che questa fosse l'occasione per farne omaggio a Radio Classica e a Luca Ciammarughi, che gentilmente ha avuto l'idea di chiamarmi e ospitarmi in questa trasmissione, e poter poi appunto ringraziare questi musicisti pubblicamente. Si tratta del soprano Sinne Weiden, del violoncellista Aldo D'Amico, del flautista Ioria Agostini e dell'oboista Maurizio Marino. Ringrazio la loro grandissima partecipazione e buon ascolto. Grazie mille. Ecco, Radio Classica è onorata di avere questa anteprima assoluta del brano di Alessandro Cusatelli che andiamo ad ascoltare, Floraison Sinueuse, per soprano, oboe, flauto in sol e violoncello.
Alessandro Cusatelli, abbiamo ascoltato Floraison sinueuse, efflorescenze sinuose per soprano, oboe, flauto in sol e violoncello, una serie di liriche piene di poesia e di sapienza, anche contrappuntistica come abbiamo sentito, e il testo è di Anna Giordano in francese. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo ancora insieme ad Alessandro Cusatelli.